Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, siamo in diretta da Bolzano 29, adesso ufficialmente in Bolzano 29, il nuovo spazio in zona Nolo, lo spazio di Oliviero Ponte di Pino, che tra l'altro è qui con me, fra poco ve lo introduco, e siamo qui per fare un brindisi. Il brindisi è in realtà reale, però alla persona alla quale vogliamo dedicare questo brindisi è al momento ancora ipotetica. E chi è questa persona? Questa persona sarà il nuovo direttore del Piccolo Teatro di Milano. Ci sono state diverse vicissitudini negli ultimi giorni, si sapeva che il mandato di Escobar stava per concludersi, poi alla fine ha dato le dimissioni repentinamente, tanto che entro il 31 luglio deve essere nominato il nuovo direttore. Benissimo, si parla solo di nomi, non si ancora parla di progetti, il consiglio di amministrazione vedrà a chi incaricare insieme al MIBACT questo incarico. Noi però come a teatro, anzi Oliviero come a teatro e io come spalla abbiamo pensato di lanciare questa call online per capire il pubblico che frequenta il mondo del teatro che cosa effettivamente pensa di questa nomina e chi il pubblico del teatro vorrebbe alla direzione del teatro più importante d'Italia. Prima di passare la parola a Oliviero che oggi subirà da me qualche domanda, volevo raccontarvi un attimo dove siamo. Siamo appunto, come vi raccontavo prima, a Bolzano 29, è appunto lo spazio in zona Nolo. Sono qui ovviamente con le dovute distanze da Oliviero, perché siamo ancora comunque in fase di post-coronavirus. Con me c'è anche Luca Monti, che molto probabilmente verso la fine prenderà la parola per raccontarci qualche aneddoto o qualche gossip del mondo del teatro, ma staremo a vedere. È appena suonato il campanello, se sentite, perché sta arrivando gente, vedremo chi arriva, chi vuole intervenire a questa diretta. Chiunque volesse dire qualcosa o esprimersi, ovviamente c'è la chat che noi leggiamo in diretta. Se vuole invece intervenire nella diretta, può anche telefonarci, quindi non ci sono problemi. Noi diamo lo spazio a tutti, abbiamo già una serie di incontri programmati, ma ovviamente se rimane il tempo verso la fine siamo ben contenti di dare lo spazio a voi. Vediamo chi è arrivato, chi è che è arrivato? Antonietta Magni Ant e ok, benissimo, benissimo. Quindi se poi vogliono intervenire anche non credo, loro. ma non importa. Bene, allora io inizierei dando la parola al padrone di casa, il doppio padrone di casa, sia dello spazio Bolzano 29 e sia di A Teatro. Quindi, Oliviero, ci vuoi raccontare un attimo che cosa sta succedendo? Quindi fare un attimo un excursus su quello che è stato il mandato di Escobar che si sta concludendo e che cosa vuol dire appunto questa fine repentina il 31 luglio. Allora, cerchiamo di raccontarvi un po' quello che siamo riusciti a capire. Intanto, Sergio Escobar era alla direzione del Piccolo Teatro da 22 anni. In questi mesi stava scadendo il suo mandato. Teoricamente, i direttori dei teatri nazionali non dovrebbero fare più di due mandati, ovvero 6 anni al massimo, ma essendo Escobar in carica precedentemente, evidentemente si è deciso che questa regola non valeva. Nel momento in cui si avvicinava la scadenza, qualcuno, in particolare Anna Bandettini, ha cominciato a chiedersi: ma che cosa succederà? Bisogna che il consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro cominci a ragionare sul possibile sostituto di Escobar o dire quello che sta succedendo. E ha iniziato fin dall'ottobre dell'anno scorso a fare una serie di interventi.
senza ottenere praticamente risposta. E poi è arrivato il Covid e quello che sembrava evidente e inevitabile è che il mandato di Escobar sarebbe stato prorogato o perlomeno gli sarebbe stato prorogato di un anno la direzione. Se non che il 6 giugno di quest'anno è arrivata una lettera dei sindacati molto dura contro la direzione di Escobar, una lettera che è il sintomo chiaramente di una difficoltà nei rapporti interni al teatro e che chiedeva una direzione autorevole, evidentemente ritenendo che ci fosse una mancanza di visione della direzione di Escobar. L'aggiungevano, noi siamo degli ottimi professionisti, il piccolo è una macchina da guerra, dateci un direttore, questa era la conseguenza implicita, dateci un direttore con una visione e noi spaccheremo il mondo. A quel punto il consiglio d'amministrazione ha detto, ma no, Escobar è stato bravissimo, va benissimo, i numeri del piccolo non si discutono. Escobar in un primo tempo ha detto che avrebbe mantenuto la direzione affiancato al nuovo direttore fino a novembre. Dopodiché il 28 giugno invece c'è stata un'improvvisa accelerazione, Escobar ha rassegnato le dimissioni, ha detto io il 31 luglio, quindi tra pochissimi giorni, me ne vado. Questo che cosa significa per essere molto sintetici? Significa una cosa molto semplice, che in così pochi giorni non si può discutere dei progetti, dei programmi, si discute solo e soltanto dei nomi. C'è stata una spaccatura all'interno del CDA. Mentre la destra chiedeva di fare un mandato di fare un bando, l'altra parte del Consiglio di amministrazione invece ha pensato meglio di andare subito alla scelta dei nomi e così siamo a questo punto che si discute solo ed esclusivamente forse di nomi e forse neanche di quelli. Il presidente del Consiglio di amministrazione, Salvatore Carubo, qualche giorno fa ha detto: la procedura che seguiremo è questa. Faremo un elenco di nomi, al massimo una decina. Passeremo quei nomi al ministero che deciderà, perché tocca al ministero decidere il direttore del piccolo teatro, e questo direttore sceglierà un regista che si affiancherà come direttore artistico, sostanzialmente. Questa è la procedura. Quindi il dibattito si è chiuso sui nomi e per noi è un vero peccato perché bisognerebbe invece discutere di progetti, programmi, di quello che deve diventare il piccolo teatro in futuro. Allora, ricapitoliamo un attimo quella che sarà la procedura per la nomina del nuovo direttore, che è la procedura delineata dal presidente del CDA Salvatore Carrubba. Allora, il CDA farà una lista di nomi e ha indicato che saranno 10, e gli attributi sono evidenti a tutti, così ha specificato. In questa rosa di 10 nomi, il MIBACT sceglierà il direttore e il nuovo direttore a sua volta nominerà il consulente regista. Quindi a teatro nel frattempo ha deciso di lanciare una consultazione popolare sperando di essere utile al sistema teatrale italiano per raccogliere le indicazioni sul nuovo direttore e quindi la consultazione alla quale chi ha partecipato al questionario ha partecipato. Quindi ricordiamo che noi non stiamo al momento decidendo il No, direttore. pensavo che se lo stiamo nominando noi adesso, abbiamo anche da brindare. Brindare sempre, quella c'è, una scusa la troviamo sempre. Però no, non stiamo nominando il nuovo direttore, ma abbiamo voluto fare un sondaggio pubblico per capire il popolo da casa, come si suol dire, pensava fosse idoneo a questa carica. Quindi, Oliviero, ci racconti un attimo perché a teatro ha voluto fare questa consultazione popolare e un attimo che cosa è saltato fuori, insomma, quali sono stati i passaggi? Allora, prima abbiamo chiesto i nomi, candidatura o più candidature, abbiamo naturalmente letto i giornali perché sui giornali è venuta una prima lista di nomi e di possibili candidati. Filippo Fonsatti, l'attuale direttore, ne cito alcuni, l'attuale direttore dello Stabile di Torino, Antonio Calbi, ex direttore del Teatro di Roma, attualmente dirige Inda.
Umberto Angelini, che dirige il Teatro Grande di Brescia e il Teatro della Triennale, Antonio Latella, Carmelo Rifici, Rosanna Purchia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tendenzialmente i giornali e anche il CDA implicitamente hanno fatto un elenco di manager culturali prima ancora che di registi negli anni principio. Noi abbiamo provato a chiedere ai frequentatori di A Teatro, alle pagine di A Teatro, se avevano anche delle altre idee, e sono arrivati una serie di nomi. Dopodiché, a partire da questa lista di nomi, abbiamo fatto un sondaggio con questi nomi, ma aperto anche ad altre suggestioni, infatti ne sono arrivate tante altre. Quello che vi racconteremo oggi e che poi pubblicheremo sul sito sono i risultati di questo sondaggio. Tenete presente che hanno votato più di 3.000 persone, quindi molte di più di quelle che di solito partecipano alle primarie per eleggere un deputato o un sindaco del Movimento 5 Stelle. Da questo punto di vista abbiamo avuto un grande successo. Sentite l'applauso del nostro pubblico live. Quindi diciamo così che Sempre tutti distanti, siamo tutti ovviamente. distanti, ma battono le mani, si possono battere anche, sono tutte e due della stessa persona. Quindi diciamo così che abbiamo fatto questo sondaggio che ha ottenuto grande successo, per cui la gente ha voglia di partecipare, di discutere del futuro del piccolo teatro. Noi alcuni di questi candidati cercheremo di sentirli nei prossimi minuti, in diretta. Prima di leggervi l'elenco della classifica delle persone che sono state più votate appunto a questo sondaggio popolare, vi leggerei un breve passaggio tratto dall'intervento all'audizione al consiglio di amministrazione della RSU, ovvero dei lavoratori del Piccolo Teatro, arrivata proprio stamattina alla redazione di A Teatro. Allora, pensiamo che nell'individuare una nuova figura per guidare la fondazione si debba perseguire la strada di una riflessione equilibrata e prudente, che ponga al di sopra di tutto la disamina, dei programmi e la valutazione della loro idoneità e fattibilità. Nel rispetto delle procedure, in questo momento non possono essere i progetti a venire meno. Se è il fattore tempo a rappresentare una criticità, vi chiediamo di trovare i modi perché questa contingenza non sia vissuta come un problema, ma come una preziosa opportunità nell'interesse di un'istituzione che vanta 73 anni di storia. Le nostre richieste di trasparenza non sono affatto incompatibili con le diverse modalità di scelta. Vi chiediamo di rendere pubblici i nomi dei candidati e i loro programmi, anche ricorrendo alla voce amministrazione trasparente sul sito Piccolo Teatro. Noi lavoratori non intendiamo esprimere preferenze perché questo non ci compete. Chiediamo però con forza di essere informati relativamente ai criteri attraverso cui verranno valutati i progetti. Per noi la figura o le figure di eccellenza dovranno essere accuratamente vagliate, in quanto avranno la responsabilità di guidare il più importante teatro di prosa italiano e di renderlo nuovamente protagonista sulla scena internazionale. Occorre una figura carismatica, capace di motivare ciascun lavoratore di ogni comparto e di farlo sentire realmente partecipe delle scelte della fondazione, in un'ottica di continua crescita e miglioramento personale e collettivo. Ecco, Ok, direi che. no, questo era il comunicato dei lavoratori del piccolo teatro che chiedono che ci sia sostanzialmente una discussione pubblica su quelli che sono i progetti e i programmi. Diciamo così che finché si discute di nomi, si discute di carriere, cioè si discute della. Aspetta, aspetta un attimo. Prima di discutere dei nomi, io vorrei leggere quelli che sono stati i più votati sul sondaggio popolare di A Teatro. Allora, al primo posto abbiamo Antonio Calbi. Al secondo posto. Applauso. Applauso, applauso. Al secondo posto abbiamo Pierpaolo Sepe. Poi abbiamo, io non so come si pronunci, Juan Diego Puerta Lopez, poi abbiamo Stefano Te, poi César Bri, poi abbiamo Lanfranco Licaoli insieme a Katie Mitchell, poi abbiamo Serena Sinigaglia, poi abbiamo Maurizio Smith, Antonio Latella, Romeo Castellucci, Davide Bulgarelli, Emma Dante, Robert Wilson, Carmelo Rifici,
Poi l'accoppiata Carmelo Rifici e Serena Sinigaglia, Paolo Cantù, il Teatro dell'Argine, poi Michela Cescon, Franco d'Ippolito e infine al ventesimo posto Umberto Angelini. Poi sono stati nominati moltissimi nomi del panorama teatrale italiano come Rosanna Purchia, Filippo Fonsati, Claudio Ma dopo li Orlandini. mettiamo tutti sul sito, è inutile Dopo che leggi questo sì. elenco, c'è veramente tantissimo teatro italiano. Tantissimo. Va I bene, nomi e che ci tanta gente che secondo sono. me si è votata da sola, ho questo vago sospetto. I nomi che ci sono arrivati sono più di 90 ed effettivamente sì, almeno una trentina hanno solo un voto, quindi però va Lì. bene, ci sta anche l'autocandidatura, nessun problema. Quindi, Oliviero, come stavi accennando, nomi. Nomi, nomi, nomi. Quindi alla fine il problema è che se si discute di nomi vuol dire discutere delle carriere di questi signori. Allora, discutere delle carriere di questi signori per me è interessante come discutere su chi sarà il successore di Zingaretti alla segreteria del PD, cioè interesse assolutamente zero. Quello che mi interessa è capire quello che effettivamente si può fare per il piccolo teatro, quello che deve essere il ruolo del piccolo teatro nei rapporti con la scena internazionale, nei rapporti con il teatro italiano, il più importante teatro italiano, e nel rapporto con la città. Di queste cose bisognerebbe parlare e non delle carriere delle persone che aspirano a diventare direttori del piccolo teatro. Punto secondo, anche guardando i nomi si possono fare due scelte. Uno guarda il curriculum e dice dobbiamo prendere una personalità eccezionale, quindi dobbiamo cercare nel curri dei curriculum, dei curricula di persone che hanno fatto delle cose eccezionali. L'altra cosa su cui uno potrebbe ragionare dice no, vabbè, non è questo il punto, cerchiamo qualcuno che abbia fatto nel suo piccolo da qualche altra parte qualcosa di davvero interessante, di nuovo, di innovativo e che può essere utile al progetto del piccolo teatro. Quindi anche se non si tratta di una persona che ha un curriculum lungo da qui a Canicattì, una persona che ha fatto qualcosa di nuovo e importante e che varrebbe la pena di vedere applicato a Milano. Queste sono le due scelte che si possono fare. Quindi parliamo di progetti invece che piazzare qualcuno fondamentalmente. E tra chi potrebbe avere dei progetti, come ha dimostrato in questi anni di carriera, sia come regista e sia come organizzatore, è Stefano Te. Proviamo a chiamarlo, adesso proviamo a Proviamo a chiamare chiamarlo. Stefano. Che fino a ieri era al primo posto e poi c'è stato un sorpassone. Sì. Vediamo che se... Un Un ribaltone. ribaltone all'ultimo. Stefano, te sei in diretta sul Facebook di A Teatro. Come stai? Dove sei? Sto bene, sono appena arrivato a Gombola. A Gombola, che ci spieghi un attimo che cos'è e che cosa sei andato a fare a Gombola? Allora, siamo in Appennino, qui nell'Appennino modenese, dove abbiamo, come Teatro degli Eventi, avviato un progetto di residenza artistica. Abbiamo in gestione un ostello con un grande spazio dove poter fare anche prove, residenze e dove faremo il festival, Trasparenze Festival, dal 31 luglio al 9 agosto. Quindi stiamo allestendo in questo momento, stiamo lavorando a questo e a un mio seminario di regia che faremo qui questo weekend. Ecco, Stefano Te, per chi non lo sapesse, negli ultimi anni ha messo in piedi uno spettacolo che si chiama Moby Dick, uno spettacolo di piazza. Che budget di produzione aveva questo Moby Dick, Stefano? Cercando di prendere in considerazione anche il nostro lavoro sui 400.000 euro Uno di spettacolo che produzione. aveva un budget di 400.000 euro e che sta girando il mondo, stava girando il mondo prima della pandemia e adesso ricomincerà a girare il mondo. Allora, tu eri in testa fino a domenica al nostro referendum, quindi ti vorrei chiedere, almeno questa è la domanda che ti avrei fatto, quando diventerai direttore del piccolo teatro, quali sono le prime tre cose che fai, Stefano? Intanto, grazie, sono molto felice di questa situazione, sono contento, sorpreso. È una bella notizia che alla fine ci dà, diciamo, in qualche modo, vuol dire che stiamo lavorando bene come Teatro degli Eventi. In questi anni abbiamo lavorato bene, stiamo lavorando bene. Io non potrei mai essere direttore artistico del piccolo perché io sono direttore artistico del Teatro degli Eventi, che è un progetto nel quale, cioè, che ho fondato, è un
un progetto comunitario, di famiglia, è una casa, Terre Reventi. Per me è un posto che mi dà la possibilità di immaginare cose impossibili, appunto, se penso a Moby Dick, di essere libero. Io non andrei mai a fare l'impiegato. Ho la possibilità di fare un'esperienza di vita grazie al teatro e a Terre Reventi, e non la voglio perdere, è una grandissima possibilità quella che ho in questo momento con i miei compagni. Quindi questo è importante perché faccio parte di una famiglia teatrale. E quello che potrei in qualche modo dire al futuro direttore artistico, sì, oppure mi piacerebbe che lui facesse delle cose, no? Che potesse in qualche modo agire in un certo modo. Allora lì potrei dire delle cose. Mi piacerebbe, non so, che questo direttore avesse in qualche modo, che fosse un temerario, no? Che avesse il coraggio di puntare molto sulle giovani realtà, sulle realtà con una forte vocazione sperimentale. Quindi questa potrebbe essere sicuramente una cosa importante, andare a incontrare e a coinvolgere quei tanti maestri invisibili che abitano il nostro territorio teatrale. Sono tantissimi i nostri riferimenti, vivi, vivi, stanno benissimo, e che ignoriamo, stanno nell'ombra, e che in realtà avrebbero tanto da dare. E abbiamo poi quel tipo di teatro ha la necessità di coinvolgere nomi noti. Benissimo, allora coinvolgiamo i nomi noti, però mettiamoli in contatto con le fragilità della nostra società, oppure comunque quelle persone, diciamo, più indifese, più ad esempio penso agli anziani, penso ai giovanissimi. Mettiamo in contatto questi grandi nomi attivando, diciamo, confronti umani e poi artistici. Di questo secondo me ha bisogno il teatro. E poi mi piacerebbe che questa persona fosse in qualche modo un buon equilibrista, una persona capace di mettere in contrapposizione. Cioè di non contrapporre mai, di non mettere mai uno contro l'altro, diciamo, la visione imprenditoriale è una visione invece audace, una visione coraggiosa, avere questo giusto equilibrio tra le due parti, questo è il massimo che si può avere da un direttore artistico. E poi l'ultima cosa, devi avere a mio avviso la capacità di chiedere aiuto. Saper chiedere aiuto è fondamentale, esistono delle competenze importantissime nel nostro territorio, in Italia, competenze che hanno lavorato e che lavorano nell'ombra. Io penso ai studiosi, operatori, ricercatori, critici. C'è un elevato numero di persone che hanno maturato delle competenze e che potrebbero essere utili. Cioè costruire in qualche modo una rete fitta di consulenti capaci di arricchire il percorso e l'avventura artistica di un'esperienza come quella importantissima che è il Piccolo di Milano. Quindi queste sono le cose, diciamo, che mi piacerebbe che questa persona facesse, ma io non posso farlo perché ho già un bel progetto da Grazie seguire. Stefano. C'è in chat qualcuno che ti candiderebbe addirittura come presidente del MIBACT, quindi siamo. Comunque so che siete al lavoro per il prossimo festival che inizierà tra pochissime settimane, Trasparenze, che quest'anno si sposta anche un po' a Gombola, giusto? Sì, stiamo proprio lavorando a questa edizione molto particolare, perché chiaramente veniamo da questo trauma e stiamo organizzando assieme ad Ater un festival che in qualche modo inizia ad avvicinarsi ad un territorio molto complesso come questo in Appennino, posto meraviglioso, però chiaramente andiamo a piccoli passi perché chiaramente è un posto particolare dove un festival come il nostro rischia di arrivare, no, con una bella ventata di energia che può scombinare le cose, invece dobbiamo rispettare questo luogo, amare questo luogo e rispettarlo. Quindi siamo in una fase di ascolto in questo momento e prenderemo le misure, speriamo di fare bene. Grazie mille Stefano. Grazie, ciao Stefano. Grazie, ciao, a presto. Io ricordo a Oliviero che è in diretta, quindi tutto quello che fa si vede. E subito gli farei un'altra domanda, perché
Nella nostra classifica, a parte sui primi 20 nomi che ho letto, a parte il primo e altri due che ho citato, che sono organizzatori, tutti gli altri sono registi. Invece i rumors dicono che appunto ci sarà un organizzatore affiancato da una direzione artistica, quindi molto probabilmente il nuovo direttore, la nuova direzione non sarà di un regista. Questo è quello che grosso modo emerge anche dalla dichiarazione che ha fatto il presidente del CDA del Piccolo, Salvatore Carruba. Allora, tenete presente che questa lista di nomi viene fatta dal CDA del Piccolo Teatro, dove siedono dei rappresentanti della regione, ovvero della destra, dei rappresentanti del comune, ovvero della sinistra. Quindi bisogna cercare un compromesso, quindi qualcuno che non faccia troppi danni. Punto secondo, il grande problema è fare in modo che i conti tornino, quindi bisogna trovare un bravo amministratore, qualcuno che non faccia andare in malora al teatro. Questo era per quello che veniva chiesto anche nel bando per la direzione del Teatro di Roma, che poi è andato peraltro a Giorgio Barberio Corsetti, che è invece un regista, un artista. Quindi non è detto, però tendenzialmente il tipo di figura verso cui sono indirizzati i rumors è quello di un manager culturale, o eventualmente un regista che ha delle competenze manageriali. E subito, anche riguardando la classifica, emerge un'altra cosa. Direttore, direzione, cosa dobbiamo dire? Quanto è importante oggi la figura, la distinzione tra direttore, direttrice, insomma, il genere? Il genere, allora, tendenzialmente la maggioranza dei nomi che vengono fatti sono nomi di maschietti, di professionisti di indiscutibile valore, con una storia importante, e le donne sono molte, molte, molte meno. Su 20, solo due Solo donne sono due. presenti e La di cui prima una è, in coppia, Serena adesso Senigallia. la chiamo, guarda, chiamiamo Serena. Vediamo se ci risponde. Serena? Serena, sei in diretta Facebook su Teatro. Buon pomeriggio. Perfetto. Sì, Allora, ciao. se Ciao, diventassi direttore eccoci. del Piccolo Teatro, la prima cosa che farei, forse, o la seconda o la terza, è dare una sala in gestione ad ATIR, che aveva il Teatro Ringhiera e non ce l'ha più da diverso tempo e vagabonda nei teatri milanesi con i suoi spettacoli. Quindi attirerà una straordinaria competenza di quello che è il lavoro nei quartieri, a cominciare dal Grattosoglio, dove era a Ringhiera. Conosce benissimo il sistema teatrale milanese perché avete recitato in tutti i teatri. Quindi, che faresti, Serena, con una delle sale del Piccolo? Intanto grazie della domanda, scusa, mi viene da ridere. Guarda, io farei questo. Innanzitutto non si può ragionare sulla direzione di una sala senza pensare a cosa si fa nelle altre sale. Quindi penso di risponderti così. Io penserei che al piccolo di Rovello, ci sia lo spazio per il grande teatro italiano, al Teatro Strehler lo spazio per il grande teatro europeo e il Teatro Studio lo riporterei alla sua, diciamo, origine, quella per cui Strehler l'aveva anche voluto, cioè alla formazione. Rendendolo in qualche modo un cantiere aperto alla città, dove anche il pubblico partecipa del percorso del teatro, dove il teatro si declina nei molti modi in cui oggi è protagonista, che non è solo attraverso lo spettacolo. Quindi aprire un cantiere legato alla formazione in senso ampio. E allora, da questo punto di vista, ATIR al Teatro Studio sarebbe fantastico. Bene, quindi diciamo non ti sei candidata alla direzione del piccolo, ma alla direzione di una sala. Che cosa hai visto in questi anni nei quartieri di Milano? Che cosa sta succedendo nella città e che cosa dovrebbe succedere post-Covid? Io quello che ho visto nella città, si riferisce in qualche modo a quello che vedo nella società in genere, che all'interno delle grandi metropoli emerge
con forza, e forse anche il Covid poi ha determinato una maggiore chiarezza, su questo, cioè le persone oggi hanno bisogno profondo del teatro, cioè è l'unico luogo che ribadisce ancora l'incontro dal vivo e che si occupa della qualità di relazione tra le persone. E quindi che il teatro è, in quanto davvero cura dell'anima, slegato senza pensare troppo solo allo spettacolo, cioè alla punta dell'iceberg, ma non si può pensare oggi al teatro che non sia in qualche modo strumento di miglioramento della qualità di vita e del benessere sociale. In questo senso io ho captato da parte della città delle categorie diciamo più svantaggiate o in gravi disagi, ma comunque in generale anche dai cosiddetti, chissà poi se sia vero, normodotati, un grandissimo bisogno di prossimità sociale. C'era prima e figurarsi adesso, ed è molto strano anche che le grandi istituzioni non l'abbiano intercettato, rendendolo in qualche modo una pratica pubblica, come dovrebbe essere, perché non siamo più nella società dell'Ottocento, siamo in questo capitalismo che ha mostrato tutte le sue contraddizioni e fragilità, che si ripercuotono poi in gravi malesseri sociali, e nell'era del digitale e del sociale è ovvio che ci sia bisogno ancora di più del teatro come strumento di inclusione. Che ci dicono i messaggi che arrivano, Giulia? Brava Serena. Serena, che state facendo in questi Grazie. giorni a Milano? E proprio in nome di quello che vi dicevo, insomma, con i nostri mezzi siamo piccoli, ma siamo anche belli forti e storici. Insomma, lavoriamo da 25 anni a Milano, che è la nostra città, insomma, in giro in Italia. Comunque, volevamo riproporci il prima possibile, perché sentivamo che c'era bisogno di, anzi, proprio ora, di ripresentarci con il teatro, e quindi abbiamo organizzato dal 7 luglio al 28 luglio una rassegna di spettacoli alle 7:30, all'ora del tramonto, nel bellissimo cortile dei Frati Cappuccini, che è all'interno del Parco Chiesa Rossa. 22 serate, coinvolgendo artisti e strutture di Milano, perché appunto, come dicevi Oliviero, oramai siamo andati veramente ovunque e abbiamo stabilito rapporti di affetto e di stima con i colleghi che abbiamo incontrato e che ci hanno accolto, e quindi insieme a loro abbiamo dato vita a questa rassegna. La particolarità è che è al buio, nel senso che, proprio per ribadire il fatto che riteniamo che istruzione e cultura siano per moltissimi cittadini italiani, non soltanto per chi fa teatro, ma proprio per molti cittadini italiani qualcosa di altrettanto necessario di un sistema sanitario decente, abbiamo lanciato questo atto di fiducia al pubblico e gli abbiamo detto: ve lo facciamo al buio, nel senso che voi sapete quali sono gli artisti coinvolti, sapete i titoli dei loro lavori, ma comprerete il biglietto al buio e saprete chi avrete davanti solo all'apertura, diciamo metaforica, del sipario, perché siamo all'aperto in questo luogo ameno, senza zanzare, perché appunto finiamo prima della notte, con tanto di aperitivi precedenti, che appunto a proposito c'è sempre spazio per un brindisi. E co concludo dicendo che tutti gli artisti coinvolti, Lella Costa, Deborah Villa, cioè non soltanto gli artisti dell'ATIR, ma soprattutto, questo mi ha fatto piacere, gli artisti ospiti, anche grandi artisti quali Lella Costa, erano felicissimi di poter partecipare a questo gioco. Quindi tu non sai chi vedrai finché non No, arrivi. scusa, I no, no, posti no, no, sono fermati. Se limitati. vengo sabato sera, chi c'è sabato sera? Guarda, io già, Oliviero, questo già la dice lunga, perché secondo me qualcuno te l'ha spoilerato, perché lo so che circola il mercato nero delle informazioni, ma oramai sono troppo vecchia per essere dura e pura, ho imparato l'arte del compromesso, però. Va bene, non spoileriamo quello che succederà sabato sera alle 7:30. Ci vediamo alla Chiesa Rossa. Dal Grazie 7 mille. al 28 luglio, grazie a voi, Grazie Serena, grazie ciao. Serena. Grazie, Ciao. ciao, 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 ciao.
Prima di andare avanti con le domande a Oliviero, volevo, per chi si è appena collegato, ricordare che cosa stiamo facendo. A teatro.it ha lanciato una consultazione popolare in vista della nuova nomina del direttore del Piccolo Teatro di Milano. Quindi, sperando di fare un lavoro utile per il sistema teatrale italiano, a teatro ha pensato di proporre una rosa di nomi. In realtà la rosa di nomi è arrivata tramite Facebook in seguito ad un post sempre di A Teatro ed è partito il grande sondaggio al quale hanno risposto più di 3.000 persone. Ricordiamo che non decidiamo oggi chi sarà il nuovo No, non siamo direttore. noi che decidiamo, No, Giulia. non siamo noi che decidiamo. Ma qualcuno ci ha creduto, eh? Qualcuno ci ha creduto, qualcuno ci ha In creduto. Ci Italia e sono all'estero. arrivati diversi messaggi di persone che pensavano, ma non è così, Oliviero. E noi oggi abbiamo voluto fare un incontro pubblico, quindi noi invitiamo tutti a partecipare facendo domande o se volete essere contattati telefonicamente, noi vi contattiamo, eccetera, eccetera. Perché appunto pensiamo che sia importante capire non solo i nomi, ma le progettualità del panorama teatrale italiano e fare quindi una panoramica di quella che è la nuova proposta nazionale. Sempre riguardando la questione del genere, io passerei la parola ora a Valentina Kasslunger che è al telefono con noi, Sì. perché è stata No, nominata più l'ho volte. votata io Valentina Kasslunger, anche Luca Monti è qua, tutti abbiamo votato, o meglio, le ragazze di Zona K. Perché abbiamo votato le ragazze di Zona K? Perché sono quelle. Aspetta, aspetta, racconta dove hai lanciato questa candidatura. Allora, Luca, dove ho lanciato la candidatura? La mia trasmissione radiofonica Aspettate che si che chiama. giro la Gira, fai telecamera. vedere Luca. Ciao, ciao a tutti, scusate, sono qui nel pubblico. Oliviero è stato ospite della mia trasmissione a Radio RBS che si chiama 1020. Red Carpet è una rubrica, lo dico per Valentina Kasslunger che ha scambiato la rubrica col programma, ma non importa. Però lì abbiamo Anche la cazziata lanciato in diretta, Valentina cioè. Kasslunger. Sì, sto sgridando Valentina. Mi Ecco. dispiace tanto, ma è così. Questa bandierina è qui perché settimana scorsa Ci stiamo perdendo, eravamo in audizione alla settima commissione del Senato da Bolzano 29, è rimasta la bandierina italiana perché questa è una sede No, ma ufficiale. poi scusate, stiamo facendo il direttore del piccolo e qui c'è la scala, mi sembra stupendo. Ho finito, ciao, ciao. Allora, perché abbiamo votato Valentina Kasslunger e le ragazze di Zona K? Perché a Zona K sono arrivati in questi ultimi anni le vette, le punte avanzate della ricerca teatrale internazionale. Sono arrivati Rimini Protocol, è arrivato Milo Rau, sono arrivati i miei amici di Agrupación Señor Serrano, è arrivato Roger Bernat. Quindi le ragazze di Zona K sono quelle che hanno avuto lo sguardo più lungo e hanno avuto anche il coraggio o l'incoscienza di portare a Milano questi nomi. L'ultima volta che ho partecipato a uno spettacolo, chiamiamolo così, di Zona K, ero in cima a un grattacielo, accanto a un bambino che mi faceva vedere sullo skyline di Milano quello che sarà la città tra 20 anni, 50 anni, quando non mi ricordo neanche più, in un futuro dove io non ci sarò più. Allora, io a Valentina chiederei molto semplicemente: come sarà il teatro italiano, il teatro milanese tra un annetto? Che cosa ci succederà? Che cosa ci dobbiamo aspettare, voi che avete lo sguardo in avanti? Allora, devo dirti la verità, quello che spero. Quello che spero, che sarà ovviamente anche la verità, vero? Sicuramente. Sicuramente. Allora, intanto mi piacerebbe che fosse pieno di Rimini Protocol, Milo Rau, Agrupación Señor Serrano, Motus e compagnie come queste, ma è anche un po' parte di un gusto personale. No, mi piacerebbe tantissimo che, non so, i teatri diventassero luoghi di cura delle relazioni. Luoghi in cui stare bene, in cui sentirsi a casa, in cui aver grande voglia di tornare per stare insieme agli attori, ai teatranti, agli altri spettatori il più possibile e che poi no, noi teatranti potessimo invadere lo spazio pubblico il più possibile. Quindi fare teatro in ogni piccolo anfratto dei paesini, nelle strade, nelle piazze, giocare,
giocare con le persone, col mondo nel modo più allegro e costruttivo che ci possa essere, pur con riflessioni profonde, però così cercare, sperimentare strade nuove. Io quello che trovo sempre emozionante è quando trovo delle modalità sorprendenti. Quello che mi emoziona di più è quando c'è qualcosa che davvero mi sorprende, che non mi aspettavo. Ecco, Che scusa, poi mi ero sorprende preparata, ho anche fatto un noi monologo. pubblico. Scusami. Che poi sorprende anche noi pubblico, perché vediamo, abbiamo visto in questi anni, grazie a voi, cose veramente mai viste in Italia. Quindi avete fatto un lavoro encomiabile. Ma grazie mille. Grazie anche per il cazziatone all'inizio della puntata che mette molto a proprio agio. È vero, è vero. Essere cazziati fa sì che poi si possa sbagliare anche dopo, quindi. Luca Monti è meglio noto come il professore, quindi questo è quello che sa fare. Il professore, certo, giustamente. Va No, bene. però sì, essere sorpresi e anche pensare a delle forme nuove di futuro, no? No, non appiattito verso un diventare tutti uguali, insomma. Luca vorrebbe farti una domanda. Professore. Vieni, vieni, che forse non si sente. Fatti vedere, Luca, che sei anche dimagrito. Sì, Eccoci. è stato il... Valentina, no, volevo chiederti due parole sul progetto Casa degli Artisti, come sta andando, cosa succede? Allora, per ora è rimasta chiusa perché, come potrete immaginare, è più difficile di zona K, è un progetto più grosso che costa di più e per cui abbiamo deciso di stare fermi, fermi, fermi adesso per tenerci da parte quel poco che eravamo riusciti a mettere da parte e cercare di riaprire a settembre e tirare, a fine anno. Sperando che poi tutto quanto si riprenda e si rimetta in moto. Comunque, diciamo, siamo combattivi e pieni di volontà di tenere duro e mantenere le promesse che avevamo fatto. Quindi a inizio settembre si riparte. Perfetto, quindi ci vediamo a inizio settembre sia a Zona K che a Casa degli Artisti. Sì, È al piccolo, è al decisamente. piccolo. È al piccolo anche. Certo, È al certo. piccolo. Grazie mille Valentina. Grazie. Ciao. Noi continuiamo con una discussione, siamo quasi alla conclusione, quindi se qualcuno ha delle domande, mi raccomando, scrivetele o in chat o sulla pagina di Ateatro, sulla pagina di Oliviero che le leggiamo. E un'altra cosa che si è notata sono dei nomi stranieri, quindi qualcuno ha fatto dei nomi stranieri per la direzione del Piccolo Teatro di Milano. Oliviero, secondo te può avere senso questa nomina a un eventuale direttore straniero oppure no? Allora, in genere quello che è successo ai teatranti stranieri quando sono arrivati in Italia è che hanno avuto delle grandi difficoltà perché gli attori italiani, il sistema teatrale italiano ha delle particolarità che uno straniero fa molta fatica a cogliere, ad assimilare. Da un certo punto di vista, i lavoratori del piccolo teatro dicendo dateci un direttore con una visione. Forse anche questo chiedevano, dicendo noi siamo in grado di far funzionare la macchina, conosciamo molto bene il teatro italiano, se arriva un artista straniero che ha visione, riusciamo a fare delle cose grandiose. Dopodiché, artista straniero, per esempio, per certi aspetti è Carmelo Rifici che lavora a Lugano e che lavora in Svizzera e che credo abbia anche la cittadinanza svizzera. E artista straniero, anche se di Cesena, è un signore che si chiama Romeo Castellucci, che è il teatrante italiano più famoso nel mondo di gran lunga, che a Milano arriva molto di rado e che quando ci arriva ci vuole la Digos per riuscire a fare il suo spettacolo, come ben mi ricordo, e che in Italia fa fatica ad avere i riconoscimenti che merita. Artista italiano, ma che si è trasferito a vivere a Berlino, è Antonio Latella, attuale direttore in scadenza della Biennale Teatro. Quindi, diciamo così, lo straniero si potrebbe declinare in tanti modi diversi, ma sui giornali non vengono nomi di direttori stranieri.
Allora, invece, dopo quasi un'oretta di E chiacchierata, fra poco chiudiamo e fra poco io chiudiamo ho sete e dobbiamo brindare al perché noi passiamo al direttore. direttore, brindiamo veramente Adesso noi. vado a prendere, Luca va a prendere la bottiglia. Esatto. Ho una domanda, ma secondo te chiunque sarà il nuovo direttore verrà pagato o continuerà la tradizione del volontariato? Ecco, questa è una domanda a trabocchetto perché Sergio Escobar, quando è stato prorogato le ultime volte, era in pensione. In base alla legge Madia non può percepire uno stipendio, un emolumento e quindi ecco, sarà un duro lavoro quello del direttore piccolo, per cui ci vuole almeno una magnum per fargli coraggio. Quindi negli ultimi anni Sergio Escobar ha lavorato senza percepire stipendio. C'è un altro aspetto che è meno noto ma ugualmente rilevante ed è che sempre in base alla legge Madia ha dovuto dare una serie di deleghe ai suoi collaboratori, quindi le firme non le metteva lui e su tanti documenti importanti. Questa è una cosa molto curiosa, molto strana, che però sta avvenendo anche al Teatro di Roma, dove sono state tolte diverse deleghe al direttore Giorgio Barberio Corsetti. Quindi tutto questo sistema di governance del teatro italiano poi a un certo punto mostra delle crepe, delle difficoltà, perché se abbiamo i due più importanti teatri italiani che hanno dei direttori che non hanno tutte le deleghe, forse qualcosa questo vuol dire. Intanto è arrivato anche Pierpaolo Sepe che ha preso un sacco di voti dal nostro sondaggio popolare. Se vuole dire qualcosa, noi lo chiamiamo. Se mi manda il numero, lo chiamo, perché io non ho il suo numero di Ok, telefono. se Pierpaolo vuoi intervenire, mandi il numero a Oliviero, ti chiamiamo per un saluto finale, altrimenti potremmo provare a sentire, Anna Provo a Bandettini, vedere se riesco a recuperarla e se ha che voglia sta di dire tenendo qualcosa. monitorata la situazione, con una cronaca costante sulle pagine di Repubblica della vicenda del Piccolo Teatro. Ciao, sono Piero. Tu hai voglia di intervenire? Ok. Va bene, no, se vuoi io ti faccio Anche parlare. solo per un saluto. Giulia, mi sono perso quando Buttala sono sul serio, di una Ah. cosa seria rapidamente. Stanno parlando tra di loro, quindi in realtà, Pierpaolo, se Ok, ci vuoi va mandare il bene. tuo numero. Ciao. Ha detto che direbbe cose lacrimevoli, che preferisce lasciare la nota di ottimismo che abbiamo messo fino adesso in questa trasmissione. Ok, perfetto. Hai altre domande o possiamo No, volevo brindare? chiedere se ripetevate quando è la decisione finale. Allora, teoricamente non si sa ancora, Non hanno dato una non c'è una data. data, non c'è una procedura. Sostanzialmente, l'idea è che entro il 31 luglio bisognerebbe andare a dire questo elenco di nomi e poi dopo riuscire a fare il nome del nuovo direttore. Però, ripeto, quello che per noi è importante e quello che abbiamo cercato di fare oggi è dare delle idee. Scusa, stanno arrivando degli ospiti, ma se non li vai ad aprire, Luca, che sarebbe anche tuo compito. Ah, Pierpaolo dice giustamente che neanche lui ha il nostro numero, quindi Però se non lui è. mette il numero, se ci mette il numero nella. No, no, facciamo così. Noi lo salutiamo. Se poi vuole mandarci anche solo una nota, una riga di commento, qualcosa, noi lo leggiamo. Altrimenti noi passeremo al brindisi finale con la Adesso vedo nostra. se ci Ok, chiama intanto. perfetto. Intanto comincia. Luca, vieni ad aprire la bottiglia Mamma mia, che fortuna. nel Sì. frattempo. Tu hai altre domande? Non ho altre domande. Va bene, diciamo che Comunque possiamo. io direi una cosa, indipendentemente da se sarà un uomo, se sarà una donna, Se sarà italiano, se sarà se sarà straniero, se sarà un straniero, organizzatore, se sarà un regista. esatto, per una questione di politically correct, come piace molto in questo momento,
Io direi direzione, non direttore. Tu cosa ne pensi? Direzione, direzione, direzione. Anche perché la direzione fa sì che ci possa essere una coralità di voce, di pensiero e di idee, insomma, E quindi. l'altra cosa, e quello che sta scrivendo Anna Bandettini, è che non si sa neanche no, come viene scelto, cioè il problema è che è poco chiaro il modo in cui si va alla scelta di questo nuovo direttore. Perché appunto, come dicevamo, c'è il CDA, e di cui il presidente, appunto Salvatore Carruba, che farà una lista di nomi, 10 nomi al Al massimo, massimo. e sottolineando appunto che ha detto gli attributi sono evidenti a tutti, e in questa rosa il MIBACT sceglierà il direttore. È arrivata Laura Valli, che è comparsa Ma anche in pure lei qui video, subito portando questo un'altra video. bottiglia di vino. Ciao Laura, sei in diretta! Invitavamo anche gli altri ospiti che ci sono Ma a tenetevi venire qua. distanziati, sennò ci Ah no, ma E infatti io sono dalla rosa convinto di alla questi 10 nomi, fine. il MIBACT, esatto, Stefania dice starà estrazione, non è dato sapere come il MIBACT sceglierà in questa rosa di 10, e non è dato neanche sapere come il CDA formulerà questi 10 nomi. In base, Quali criteri? noi speriamo, in base ai progetti, come è stato sottolineato dalla RSU nella nota che ho letto prima e che poi condivideremo. Benissimo, allora, 1, 2, 3. uno, due, tre. Oliviero, scusa, per anzianità, ma per illustre, È bello avere degli amici, eh? ma È bello avere degli amici. come dire, per le prove di casa. Buon lavoro al nuovo direttore del piccolo, chiunque egli sia o ella sia, a prescindere. A Va prescindere. bene, chiudiamo la diretta. Chiudiamo la diretta, ancora un grande in bocca al lupo alla futura direzione del Piccolo Teatro, dalla redazione di A Teatro e anche di Trova Festival, E da Bolzano e da Bolzano 29. 29 e da Luca che è qui con noi. E Luca, vuoi ricordare la tua trasmissione, così lo diciamo bene, come si chiama e Sì, la mia quando trasmissione si chiama 1020 Radio RBS, come Brianza Servizi, Radio Brianza Servizi, rbs.it. Però il mercoledì mattina dalle 10 alle 12. E poi, insomma, qua a Bolzano, sempre ospite di questi due grandi padroni di casa. Ragazzi, Perfetto, ci un siamo. brindisi Adesso e. arriva anche un regista argentino, quindi abbiamo già Oh, l'internazionalità. niente di meno. Chiudiamo leggendo il commento di Pierpaolo. Sono molto felice e sorpreso dell'esito della votazione. Un po' di coraggio e fiducia in questi tempi durissimi fanno bene. Grazie a voi, grazie a te. Arrivederci. E esatto, noi speriamo veramente che il piccolo. Ciao, il piccolo abbia una nuova direzione degna dei suoi oltre 70 anni di storia, ricordando appunto che il Piccolo Teatro è il teatro più importante d'Italia, il teatro di prosa più importante d'Italia ed è una vetrina internazionale del nostro teatro. Perfetto, arrivederci, alla prossima!